Lo immagino mentre si avvicina a una enorme poltrona sospesa tra le nuvole. E nel farlo non sta assolutamente correndo, no. Per una volta cammina, misura i gesti, forse per rispetto, forse ancora per l'incredulità. Una volta giunto vicino a quella sagoma imponente, che non ha una fisionomia precisa né un volto, domanda: perché? Perché mi hai strappato all'amore di una donna e di due bambini? Perché mi hai preso così giovane, a 24 anni, che somigliano più a una gara di mezzo fondo rispetto alla maratona della vita che stavo affrontando? E perché, prima che potessi abbattere il muro delle due ore nella prova più dura dell'atletica e dello sport, come mai nessuno? Kelvin Kiptum è morto l'11 febbraio 2024 in un incidente stradale, portando via con sé una vita breve di successo, intensa, tipica dei maratoneti, per cui il tempo scorre diversamente rispetto a noi tutti. Si allunga, si deforma, ti proietta da una dimensione all'altra e ad essere una persona diversa dalla precedente a ogni chilometro, quasi a ogni singolo passo. Se è vero che la corsa consuma, con ogni probabilità la maratona annienta, per lo sforzo richiesto, per la preparazione maniacale e lunghissima, per le rinunce imposte. Molti non conosceranno Kelvin Kiptum, personaggio schivo, introverso, in grado di seminare le attenzioni piovute, giustamente, sulla sua figura. Non era l'istrionico Duplantis, non era Gianmarco Tamberi o Noah Lyles, straordinari campioni in grado di accendere le folle con gesti e parole da avanspettacolo. Lui correva per lasciarsi tutti alle spalle, in una grandezza solitaria che non contemplava ghirigori. L'incidente è avvenuto in Kenya, sulle insidiose strade di Eldoret, a oltre 2000 metri di altitudine, ha portato via la primatista del mondo, della maratona, l'uomo che con il 2 ore, 00 e 35 secondi, aveva fatto stropicciare gli occhi a chiunque conosca e ami l'atletica, a chiunque ami lo sport. Lo straordinario in Kiptum non è stato soltanto stabilire questo tempo, ma farlo in poco meno di un anno di reale attività agonistica. Il campione keniano ha infatti corso soltanto tre maratone di 42 km in vita, Valencia 2022, Londra 2023 e Chicago a ottobre del 2023, il giorno del record. La prima corsa in 2 ore 1 minuto e 53 secondi, la seconda in 2 ore 1 minuto e 25 secondi, la terza con il citato stratosferico primato. Tre tempi da fantascienza, quasi da esordiente dopo fugaci apparizioni nella mezza maratona. Come pochi altri, Kiptum correva i secondi 20 km più velocemente dei primi, in barba al famoso muro che i maratoneti si sentono sbattere in faccia dopo il 30° chilometro, quando l'organismo inizia a non trovare glicogeno da bruciare e l'acido si insinua nei muscoli come un ospite indesiderato, paralizzando l'azione. Il keniota faceva sembrare tutto questo un puro dettaglio trascurabile. Un talento eccezionale che con dedizione ed enorme sacrificio, ad esempio allenarsi 290 km a settimana e a distanza dalla famiglia per non concedersi distrazioni, era arrivato dove nessun altro uomo prima aveva messo piede e senza dubbio sarebbe stato il primo a infrangere l'epocale muro delle due ore sui 42,195 km di maratona sulla via che conduce all'Olimpo e al mito. Aveva addirittura segnato in rosso sul calendario la data in cui ci avrebbe provato, lui che non era solito a dichiarazioni roboanti, il 14 aprile a Rotterdam. A luglio sarebbe stato inoltre l'atleta da battere, non si sa come per il resto dell'umanità, all'Olimpiade di Parigi. Kiptum, per chi crede e chi no, è ora nel medesimo luogo di Samuel Vangiru, suo connazionale e campione olimpico a Pechino 2008, scomparso alla stessa età, 24 anni, nel 2011, e con Agnes Tirop, keniota due volte sul podio mondiale dei 10.000, assassinata dal marito a soli 25 anni. Lo immagino mentre davanti a quella sagoma imponente che non ha una fisionomia precisa né un volto. Lo guarda e fissa un punto particolare. Nella sua testa è lì che deve guardare se vuole avere risposta, ma sempre con i suoi occhi discreti, che sanno essere gentili anche dopo tutto questo. E poi dischiude le labbra. Ha un'ultima domanda da porre. Perché mi hai impedito di accedere al mito? Avevo lavorato così duramente per meritarmelo. La sagoma imponente si muove. Si sposta di una distanza quasi impercettibile e da essa si leva una voce lieve ma risoluta. Non l'ha deciso nessuno, tu sei già nel mito. L'umanità si nutre dall'alba dei tempi, gli eroi tragici, le cui gesta saranno celebrate per sempre. Ora va e corri libero, senza tabelle, schemi o sacrifici, ben oltre i 42 chilometri. Il limite è lo stesso di prima, l'immaginazione. Lo vedo, Kelvin Kiptum, correre senza freni, avvolto dalla luce del suo mito, mentre osserva la sua catarsi
e il mondo che ne celebra la grandezza, e per una volta si lascia andare a un sorriso compiaciuto.